Tutto è pronto a Roma per celebrare il 73° anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Alle 9 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà all'Altare della Patria per l'omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Mezz'ora più tardi, a Ostiense, partirà il corteo dell'Ampi che da via Genocchi raggiungerà Porta San Paolo. Non parteciperà la comunità ebraica di Roma, che in una nota ha espresso malumore per la presenza di associazioni palestinesi al corteo. Se l'Ampi non ha la forza e la volontà di delegittimare la presenza di questi gruppi, viene meno il senso di una manifestazione unitaria. Sagre, picnic, iniziative gastronomiche, sono tanti gli appuntamenti che animeranno il 25 aprile a Roma e in provincia. Al laghetto dell'Eur torna l'iniziativa Sport in Famiglia con giochi, esibizioni, musica e parco avventura. A Testaccio ci sarà una giornata di concerti, mostre e visite guidate, mentre alla Fiera di Roma sono in programma i festival irlandese, spagnolo e dell'America Latina. Per chi volesse fare la gita fuori porta, a Nazzano si terrà la sagra delle pappardelle al cinghiale, ad Arso quella della pizza fritta, mentre a Ponzano Romano si celebrerà l'asparago. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha inaugurato questa mattina nel castello di Santa Severa un ostello con 14 stanze ricavate nell'ala medievale della corte interna. La struttura potrà ospitare fino a 42 persone e ha già ricevuto le prime prenotazioni. È il più bello ostello della gioventù di tutta Europa, con standard di qualità molto elevati, ha detto il governatore. Il castello di Santa Severa oggi è rinato ed è un successo, perché rischiava di finire nella lista dei fallimenti del patrimonio pubblico di pregio della nostra regione. Prima il sopralluogo a piedi, poi il palo che avvisa il complice che in bicicletta giunge sul posto e, puntato l'obiettivo, mette a segno il colpo in pochi istanti. Agivano in modo minuzioso e rapido i due ladri specializzati in furti su autovetture all'Eur, scoperti dai carabinieri della stazione Roma San Sebastiano. Si tratta di due nomadi di 24 e 23 anni, domiciliati presso l'ex Fiera di Roma, senza occupazione con precedenti. Per il 23enne sono scattate le manette, mentre il complice all'obbligo di presentazione in caserma.